L'Italia è un paese di straordinaria bellezza, ma è geologicamente giovane e fragile. Cominciò a emergere dalle acque, come Venere, solo 230 milioni di anni fa. Oggi misura 302.000 km quadrati, di cui 106.000 sono montagne, 125.000 colline e meno di 70.000 pianure. Abbiamo un territorio con un'altitudine media di 330 metri, attraversato da oltre 7.000 corsi d'acqua, molti dei quali scorrono su dislivelli importanti che li possono far diventare pericolosi. E poi ci siamo noi. Fino al 1950 era coperto da costruzioni il 2,7% del territorio, oggi è più che raddoppiato e sfioriamo l'8% e secondo i dati CNR-ISPRA la cementificazione continua al ritmo di 2 metri quadri al secondo e un terreno impermeabilizzato non assorbe acqua e fa aumentare il rischio idrogeologico. Consumiamo suolo ovunque, anche nelle aree a rischio idrogeologico, per poi abitare e lavorare dove abbiamo costruito. Risultato: per la protezione civile 4,8 milioni di cittadini vivono in aree a rischio allagamento, dove si trovano 1 milione e 300.000 edifici, 600.000 strutture industriali e 31.000 beni culturali. Questa è solo una parte dei rischi con cui ci dobbiamo confrontare, senza contare, per esempio, quello sismico. Non è una novità né un'emergenza, ciò nonostante ci troviamo ciclicamente ad aggiornare la lista dei morti, degli sfollati e dei danni. Il costo medio annuo dei disastri supera i 5,5 miliardi di euro. Il rischio cresce, ma anche la nostra capacità di prevenirlo. È sempre più evidente, dunque, la necessità di tutelare il suolo e noi stessi.